Ciao bambini, vi ricordate? In classe ci siamo detti quali sono le cose davvero belle, quelle belle, belle, belle. Qui adesso ce le ridiciamo, sia perché fa bene a noi ridircele che così ce le fissiamo bene nella testolina, sia perché, detto fra me e voi, non fa mica male a qualche adulto sentire cosa imparano e cosa dicono i bambini su che cosa è bello, bello, bello davvero. Ripetiamocelo allora. Le cose più belle sono quelle fatte tutte d'oro, lucenti e che costano tanti soldi? O le cose più belle sono gioielli, diamanti, pietre preziose tutte luccicanti? Oppure le cose più belle sono vincere il campionato, vincere una coppa e ricevere tanti applausi e sentire tanta gente che ci dice bravo, brava, bravissimi? Vi dico, anzi vi ridico, quali sono le cose più belle per il vostro maestro. Per me le cose più belle sono i fiori. Quando si aprono ci fanno vedere tutti i loro mille colori, ci fanno sentire i loro mille profumi e quando i loro petali sono toccati dal sole che li fa splendere come diamanti. Per me le cose più belle sono un bellissimo albero carico di mele rosse e di foglie verdi lucenti come smeraldi. Per me, belli sono le nostre nonne, i nostri nonni, i nostri zii e le nostre zie, con i loro capelli bianchi e grigi, colore dell'argento, e con quella luce che hanno negli occhi e con quel sorriso che hanno su le loro labbra, che valgono mille volte più dell'oro più prezioso. Sì. Per il vostro maestro e magari anche per voi, le cose più belle sono le cose semplici, come le conchiglie che possiamo raccogliere sulla spiaggia, come gli amici con i quali ci divertiamo, con i quali scherziamo, con i quali giochiamo, come le promesse che manteniamo quando ce le siamo fatte, come l'aiuto che diamo a qualcuno che vediamo essere in difficoltà e aver bisogno di qualcuno di noi che va lì a dirgli: posso aiutarti? Hai bisogno di me? Ma le cose più belle, bambini, quelle belle, 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 quelle bellissime, sono quelle che si trovano nel nostro cuore e che vengono proprio dal nostro cuore, dal nostro voler bene, dal nostro impegnarci ad essere persone belle e buone. E quando colleghiamo la nostra testolina, il nostro cervellino con il nostro cuore e la nostra testolina comunica con il nostro cuore, c'è questo bellissimo scambio, come fra due amici che dicono: vogliamo giocare a questo? No, giochiamo a questo, facciamo insieme questa cosa, facciamola bene, facciamola bella. Ecco, quando la nostra testa parla con il nostro cuore e quando il nostro cuore parla con la nostra testa, allora accadono due cose bellissime. Quali? Eccole qua. Prima di tutto, diventiamo capaci di vedere le tantissime cose belle che ci stanno intorno. Come questa signora, vedete, che camminava lungo il molo, lungo il mare, camminava, camminava, magari aveva in testa tanti, tanti, tanti pensieri, ma ad un certo punto si è girata verso il mare, ha visto il tramonto e si è messa a sedere per poterlo guardare meglio e ha detto: wow, che bello! Guardate che sole! Guardate come fa diventare il cielo rosso, arancio, giallo! Guardate l'acqua del mare!
che brilla e risplende come se fosse fatta da tante, tante, tante pepite d'oro. Che bello! È quell'espressione, quella parola che ci esce dal cuore. Wow, che bello! E la seconda cosa che accade quando colleghiamo la nostra testolina con il nostro cuore è che la bellezza, le cose belle, ci accorgiamo che possono uscire dalle nostre mani. Come? Molto semplice. Voi in realtà lo fate molto spesso, lo fate praticamente tutti i giorni. Quando voi vi mettete a disegnare, a colorare, a rappresentare qualcosa, a dipingere, voi state collegando la vostra testolina che pensa a come fare bene una cosa al vostro cuore che sente il desiderio, la voglia di mettersi a fare quel disegno, a dipingere con quelle tempere, a prendere in mano il pennarello, la matita e fare qualcosa che farà fare wow a chi la vedrà. Le cose belle escono dalle vostre mani quando, per esempio, prendete in mano il pongo, il das, l'argilla, la terracotta e create dal niente un oggetto. Da questa terra bagnata, tutta impastata, viene fuori qualcosa che la vostra testolina ha pensato e che il vostro cuore ha voluto fare. Ed è una cosa sempre bella. Ma dalle vostre mani non esce soltanto il disegno, il colore, la pittura o la creta o il pongo, l'argilla impastata per fare un oggetto. Tante volte, anche quando non ci pensiamo, esce un'altra cosa bella, la musica. Quanto ci piace cantare, quanto ci piace prendere una bella canzoncina allegra e cantarla tutti insieme, divertirci a cantare una canzone. È una cosa bellissima. La musica è una cosa veramente bella, è un'altra di quelle cose che ci fa fare wow. E per fare bene la musica, le mani non servono soltanto per poter suonare gli strumenti, perché prima di poter suonare gli strumenti c'è stato bisogno di qualcuno che ha usato le sue mani per poterceli costruire gli strumenti. Le mani di un signore che lavora il legno e che è in grado di creare dal niente un violino che suona bene, 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 è qualcosa di bellissimo. Il cervello e il cuore di un altro signore che si mette lì e piano piano, giorno dopo giorno, costruisce un pianoforte mettendo insieme, quasi fosse una magia, legno, metallo, corde, e creare questo mobile con una tastiera che, se premuta, fa uscire dei suoni davvero belli. Oppure quando qualcuno collega la sua testa e il suo cuore per realizzare quello strumento grande, grande, grande e così tanto complicato che è quello che suona anche il vostro maestro, cioè l'organo. Legno, metallo, tanti tubi che vengono messi tutti insieme, di diverse dimensioni, larghi in un certo modo, alti in un certo modo, tagliati, martellati, sistemati, infilati dove devono stare, collegati con fili e tanti attrezzi alle tastiere, perché poi possa arrivare l'organista, cioè la persona che suona l'organo, e poter far suonare questi tubi facendoli riempire d'aria. Tutto questo è bellezza. E allora vi voglio salutare proprio con un pochino di bellezza che può uscire ogni tanto anche dalle mani del vostro maestro. E non solo dalle mani, vi ricordate? Perché sì, bimbi, a volte il vostro maestro, quando si mette con le sue mani sulla tastiera dell'organo, non usa solo le mani, ma quasi quasi, mentre suona, balla, vero? Ciao bimbi!